parla tanto di smart city, soprattutto diciamo chiaramente in ambito pubblico, quindi ma anche interessa parecchio anche quelli che sono capitali privati, quindi sicuramente nelle smart city il controllo del traffico ha un'importanza di primaria rilevanza, in quanto la gestione di una città, accountability, cioè la responsabilizzazione del titolare, che deve mettere in atto tutte le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire. Qual è lo strumento a suo avviso migliore fra la locazione finanziaria e il contratto di disponibilità per finanziare progetti di reti smart cities? Io direi senz'altro il contratto di disponibilità, proprio perché ci permette di negoziare.